Un salve, benvenuti e bentornati sul mio canale. Vi ringrazio tantissimo per l'affluenza, per i complimenti, per tutto quello che volete riguardo l'ultimo video pubblicato, cioè la customizzazione del cappello di Taci. È piaciuto tantissimo. Prossimamente vedrete altri custom di altri cappelli, sia a tema Naruto, ma non solo. Per poterli vedere, cosa dovete fare? Dovete intanto attivare la campanella, così vi arriveranno le notifiche appena usciranno i nuovi video sul canale. Iscrivervi se volete, poi potete commentare, lasciare like, condividere il video e non posso che ringraziarvi. Se qualcuno di voi adotterà o ha già qualcosa di mio, vi sarei grata se magari pubblicaste una fotina sui vostri social e magari mi lasciate anche un tag, giusto per curiosità e per vedere che intanto le cose vi sono arrivate sane e salve, e poi mi fa piacere vederle indossate da voi. Ma oggi in questo video torniamo alla cosa che è più richiesta tra tutte quelle che realizzo, cioè i giubbotti a jeans. Sapete, li faccio a tema anime, manga, videogame, scritte, loghi, bla bla bla, tutto quello che volete. Ma oggi torniamo nel mondo di My Hero Academia, andiamo a rappresentare il personaggio di Denki Kaminari, esattamente il Pikachu di My Hero Academia, che quando perde totalmente la sua energia va in stand-by. Ovviamente sono contentissima perché è la prima volta che disegno Kaminari e ho completato finalmente il trio dei bad guy, anche se fanno parte degli hero, e mi riferisco a Bakugo, Kaminari e Kirishima. Ovviamente ne ho fatti anche altri: Deku, Ochako, Todoroki, All Might stesso, Toga e tanti tanti altri che potrete andare a vedere nell'album specifico presente su Pinterest. Giù in descrizione, in tutti i social elencati, trovate anche Pinterest, quindi cliccate, andate sul quarto quinto album da sinistra dove c'è scritto giubbotti a jeans, una cosa del genere, e potrete vedere aggiornati tutti i giubbotti realizzati fino ad ora. Infatti, se già non l'ho fatto prima, a breve aggiungerò quello di Kaminari e man mano anche gli altri che realizzerò, e se mi seguirete vedrete anche sul canale. Poi ovviamente, avendo fatto Kaminari, mi piacerebbe anche fare Giro, sarebbe la ragazza con i lobi delle orecchie lunghissimi che emulano dei Jack, perché comunque è una delle ship più amate di My Hero Academia. Ok, non è confermata, ma chissà in futuro. E io sinceramente li vedo molto molto bene insieme, sono carucci e sinceramente mi piacerebbe fare, anche oltre il trio che ho appena elencato, anche diciamo il tema coppia. Infatti non sarebbe male come regalo di San Valentino le giacche di coppia. Magari vi ho dato qualche spunto, non so, fate voi. Ormai San Valentino è dietro le porte, cioè tra circa un mese e qualcosa. Ragazzi e ragazze, cerchiamo di fare delle belle sorprese. Io ho buttato la pietra, poi voi potete raccogliere la pietra che vi ho lanciato oppure lasciarla tranquillamente in strada, tanto chi se la catapulta! Non vedo l'ora che questo giubbotto arrivi nelle mani del ragazzo che me l'ha richiesta, anche perché con lui già ho avuto dei trascorsi dove poverino voleva commissionarmi più di un giubbotto, poi per delle difficoltà non ha potuto. Finalmente è arrivato il giorno dove anche lui avrà un giubbotto realizzato da me. Quindi direi di risparmiare le parole per poi riprenderle dopo lo speed art. Invito a mettervi un bel paio di cuffie perché magari vi potrebbe piacere anche il sottofondo che ho messo durante il video velocizzato, e vi auguro una buona visione.
Ecco qui il giubbotto di Denki Kaminari. Scusate la luce che va e viene, ma sapete le difficoltà tecniche, quindi non c'è bisogno che mi ripeta. Eccolo qui. Ok, si vede per intero. Ok, non è la stessa cosa di vederlo indossato, però come vi ho detto anche nel video del cappello, io se non ho il permesso non mi va di indossare cose che andranno ad altri. Anche perché questa nemmeno è la mia taglia, cioè io ho almeno una o due taglie più piccole. Ecco, magari ve lo avvicino un po' di più, così ecco qui. Vabbè, già avevo fatto la panoramica veloce anche prima, quindi non è che cambia tantissimo, però siamo qua, che fa, non ve lo faccio vedere da vicino. Molti di voi mi hanno chiesto, ma questi giubbotti sono lavabili? Certo che sono lavabili a secco o a freddo? A freddo e a mano, perché mi raccomando, sono sempre prodotti artigianali, resistenti quanto vuoi, però sono sempre delicati, bisogna trattarli in un certo modo. E questo certo modo vuol dire prendere del sapone di Marsiglia o per delicati, prendere una bacinella con acqua fredda, immergere il giubbotto, immergere il detersivo, drizzare un pochettino il giubbotto dove è possibile, poi con una spugna morbida, mi raccomando morbida, umida, tamponate sul disegno, poi lasciate sgocciolare un po', strizzate nelle parti non dipinte, quelle è possibile farlo, lo appendete, lo fate asciugare all'aria aperta e poi chi si è visto, si è visto. Mi raccomando, questi giubbotti non devono vedere completamente acqua calda di nessun tipo, perché l'acqua calda scioglie tutte cose. Vi prego di lavarli con acqua fredda, perché potrebbe capitare che qualcuno per sbadataggine lo lava l'acqua calda e poi mi dice ehi, si è tolto il disegno, grazie al cavolo, io ti ho detto di non fargli vedere acqua calda e invece tu che fai, lo lavi con l'acqua calda? Allora si scema. Invece a secco vuol dire che lo portate in lavanderia, sempre se non avete lo strumento a casa, e lo lavate steso così su una cruccia con il vapore. E voi direte ma il vapore è caldo e quindi no, con il vapore invece non si scioglie niente, l'importante è che, ripeto, non veda l'acqua calda. Poi molti di voi sono contentissima che vogliano anche, sia per curiosità o per altro, iniziare a fare anche di per sé dei giubbotti o altro dipinto a mano, e mi hanno chiesto da dove bisogna iniziare e quali materiali usare. Da dove bisogna iniziare? Beh, io sempre consiglio che intanto per capire se la cosa ti piace, se hai dimestichezza e sei portato per fare questa cosa, prendi, non so, degli abiti dismessi o quelli al mercatino o dai cinesi, che ne so io, compri del materiale economico, tra un po' vi dico anche delle marche, ve le suggerisco un pochettino, e cominciate a fare i vostri tentativi. Se non siete bravi a mano a disegnare, potete anche usare degli stencil, aiutarvi addirittura col proiettore. Io ho visto dei video su TikTok, però per quanto riguarda la realizzazione dei tappeti, che è proprio una cosa a parte, dove ci sono ragazzi che comprano questi mega proiettori, li orientano sull'oggetto che devono andare a ricalcare e riportano su quella base il disegno che devono andare a fare. Ovviamente il proiettore ha i suoi costi, quindi io vi suggerisco stencil o a mano. Ad esempio nel mio caso io vado ad occhio a mano. Per poter fare la bozza sul giubbotto io vi consiglio di usare o il gessetto per stoffa, quello che viene utilizzato dalle sarte, oppure direttamente la matita bianca, perché è facile che poi venga via con l'acqua, oppure è facile da coprire con i colori per tessuto e così via. O in alternativa va bene anche un pennarello indelebile, come faccio io, ma lì bisogna essere abbastanza precisi e sicuri di se stessi da poterlo utilizzare. Fatta la bozza invece possiamo andare con la colorazione. Ovviamente voi potete iniziare da dove volete, io ad esempio faccio sempre la base, quindi metto i colori principali, faccio un 2-3 passate per farlo bello coprente e poi faccio luci ed ombre, anche perché il jeans è un materiale abbastanza poroso, quindi anche in base alla marca che andate a scegliere per i colori potete fare una o più passate. Allora, io che comunque da anni che li faccio e una certa dimestichezza, utilizzo come colori gli Angelus. Gli Angelus sì, sono costosi, però danno i loro risultati e sono ultra coprenti. Ma appunto, se voi volete iniziare oppure volete comunque utilizzare dei materiali più economici, anche per solo uso personale, io vi posso suggerire Ideca, la marca Idea, la marca Nazca, Montmartre, è una marca francese, non la so nominare. Poi ce ne stanno altre che in questo momento non mi vengono in mente. Come facevo all'inizio, prima io, utilizzano addirittura i colori acrilici come
come i My Mary, come i Vivace, come i Reeves, e mischiandoli con colore per tessuto e poi ovviamente mettendo a priori il fissativo, comunque aveva una buona, anzi ottima resistenza. Però ovviamente se si parla di tessuto, quindi di vestiti, io consiglio sempre i colori per tessuto. Come fissativo invece non utilizzate la lacca per capelli. Certuni mi vengono e dicono: ma la lacca per capelli come fissante va bene? No, se si chiama lacca per capelli ci sarà un motivo, perché lo dovete usare come fissativo? No, non va bene. Esistono fissativi spray, fissativi liquidi, e li scegliete in base alla vostra comodità. Io ad esempio li utilizzo spray, perché bastano una o due spruzzate e il gioco è fatto. Con quello liquido invece basta sì una sola passata, però dovete stare lì, pennellare tutto. Vabbè, li risolvete con un pennello bello grande e fate una o due passate così, e avete risolto pure lì. Io ad esempio come marca utilizzo il Fixit, che è una bomboletta piccolissima dal costo che si aggira intorno ai 10-12 euro, però veramente basta pochissimo materiale e potete utilizzarlo per molto tempo. Ovviamente non ne fate abuso, perché sennò il tessuto si irrigidisce troppo. Già di per sé quando il jeans viene dipinto un pochettino diventa ruvido, però è normalissimo, non vi spaventate. L'importante è che dopo tutto questo processo, proprio la cosa basilare è che dovete anche stirare. Ok, c'è il fissativo, però questa è una cosa in più. Per sicurezza dovete stirare. E come si stira un capo d'abbigliamento dipinto a mano? Io, ovviamente queste sono cose che ho sperimentato io da sola o che ho letto online tramite altri artisti. Poi non so se questa è di norma la regola esatta, però io mi trovo bene così, non ho avuto lamentele da parte di altri, quindi continuo così. Prendete il giubbotto, lo mettete al contrario, prendete della carta forno della misura del disegno, la mettete sopra e con il ferro da stiro, senza stare troppo tempo su un'unica parte, cominciate a stirare. Fate una, due, tre passate finché non siete soddisfatti, togliete la carta forno e voilà, il disegno non potrà essere mai smosso da lì. Resiste alle piogge, resiste alle tempeste, resiste a tutto, tranquilli, non va via. Ovviamente dovete fare anche attenzione al tipo di giubbotto jeans che andate a prendere, perché ovviamente ci sono quelli adatti alla primavera, all'inverno, quelli imbottiti e via dicendo. Ovviamente poi pure dipende dalla marca, vabbè, bla bla bla. Alcuni giubbotti sono talmente sottili, soprattutto quelli elasticizzati, c'hanno questo vizio, che potrebbe capitare che durante la pittura sul giubbotto, quindi di qua, potrebbe trapassare il tessuto facendo vedere all'interno del giubbotto. Potrebbe capitare, non è una cosa gravissima, perché tanto voi una volta che lo mettete poi non si vede più niente dentro. Però cercate di prendere sempre dei giubbotti a jeans di buona qualità e belli resistenti. Evitate quelli troppo sottili, perché poi magari può capitare appunto questa cosa, che quelli più puntigliosi magari possono dire: no, mio Dio, che schifo. Invece tipo per me possono dire: vabbè, pazienza, è capitato, però chi se ne, tanto non si vede, ecco. Io appunto ho fatto diverse prove, diverse esercitazioni su questi tessuti, quindi ho capito quali devo utilizzare e quale evitare. Ripeto, se voi siete alle prime armi, provate su cose dismesse, almeno se si rovina chiudete un occhio e dite: vabbè, è pazienza, tanto quella cosa o non veniva usata o veniva buttata. Quando sarete diventati un po' più bravini, avrete il coraggio, andate a comprare il giubbotto, che ne so, di una marca X importante e lo rendete un pezzo unico. Ah, quando finite il disegno, se voi lo volete ripassare, ci sono due pensieri, due scuole diverse. Ecco, quelli che utilizzano i pennarelli indelebili per stoffa veramente esistono e io sono per quelli, e oppure quelli che comprano i pennellini proprio quelli ultra fini e stanno lì a fare tutti i bordi pian pianino con il pennellino. Spero di non aver dimenticato nulla. Ovviamente se qualcuno di voi ha da ridire oppure mi vuole dare dei consigli in più, siete liberissimi di scrivermi sotto nei commenti, perché mi piace anche confrontarmi con le persone. Se avete iniziato a fare qualche capo d'abbigliamento e volete farmelo vedere, giù trovate Instagram e Facebook, dove potete mandarmi messaggi in privato e io posso dare un'occhiata a quello che avete fatto e darvi tante pacche sulle spalle virtuali o darvi dei consigli in più per migliorare. Ripeto, per la mia esperienza, non è che sono la grande maestra della pittura su tessuto o chissà che cosa, attenzione. Lo stesso tipo di lavorazione ovviamente lo potete fare sulle scarpe,
scarpe, sugli zaini in tela, sui cappelli, su tutto quello che praticamente si può dipingere con questi materiali. Addirittura, se non erro, io avevo un'amica che quando faceva le scarpe, come fissativo utilizzava quello per legno. Io infatti tipo ci sono rimasto e ho detto: cosa il fissativo per legno? Perché lei magari si ritrova sempre a dipingere tele o sul legno e per fissare tutto utilizzava il fissativo per legno. Lei dice che la differenza è veramente pochissima rispetto al fissativo che viene utilizzato per i tessuti. Volendo, potrebbe essere un'alternativa. Io sinceramente non l'ho mai provato, però la curiosità ce l'ho. Magari appena mi finisce il Fixit, vediamo sto fissativo per il legno come risulta. Ovviamente facendo i miei esperimenti, non è che lo faccio sulle cose che mi vengono richieste. Attenzione, io quelle le cose che mi vengono richieste, io le devo fare bene e capito. Comunque l'avrò detto diverse volte già durante il video, se volete sostenermi gratuitamente potete andare giù dove trovate tutti i miei social, dove potete seguirmi, lasciate tanti like, commenti, quello che volete, ma se volete sostenermi diciamo con un po' di finanziamenti così a vostro buon cuore potete andare sul sito di Ko-fi che trovate sempre giù con i miei social e farmi le vostre piccole donazioni. Dopo tanto tempo mi sono accorta che dopo tante felpe nei video finalmente un maglioncino. Yeah. E voi quale personaggio di My Hero Academia vorreste vedere realizzato sui giubbotti? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Da me è Kaminari, questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!